È stato riaperto intorno a mezzogiorno questa mattina il sottopasso di via Santi Martiri Dalmazia, come reso noto da un comunicato del Comune di Salerno. In aggiunta al programma iniziale dei lavori è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria, risultata ormai obsoleta. La riapertura della strada ha sorpreso anche gli automobilisti che, nonostante la rimozione del divieto, hanno continuato a girare secondo il senso di circolazione imposto dai lavori. Per il momento potranno transitare solo automobili, veicoli a due ruote e mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell'ordinanza. Fino al termine dei lavori la carreggiata sarà solo su una corsia. La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutto l'intervento. Già in ogni caso comunque il traffico è stato significativamente decongestionato. Naturalmente sarà mezza corsia, cioè potranno transitare solo le auto, ma questo già è uno sbocco importantissimo. Le opere che stiamo realizzando nel sottopasso sono di grande importanza. Lì verrà praticato un foro che collegherà il sottopasso con altre aste viarie e quando l'opera sarà compiuta sarà una semplificazione importante della circolazione. Quindi il disagio viene in qualche modo remunerato da un futuro che vedrà la nostra città ulteriormente strutturata dal punto di vista dell'armatura urbana. Ed il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto commentare con i giornalisti anche l'operazione attraverso la quale la polizia ha fermato ieri un parcheggiatore abusivo, protagonista di una grave aggressione nei confronti di un anziano che si era rifiutato di cedere alla richiesta di pagare la sosta. Assolutamente d'accordo. Con la questura, con la prefettura, tentiamo di mettere argine a questo terribile malcostume che affligge i nostri concittadini, ma non solo a Salerno, ahimè, un po' dappertutto queste azioni violente fanno cronaca pressoché quotidianamente. Bene, ringraziamo le forze dell'ordine che hanno messo le manette a questo signore e l'hanno messo in condizione di non nuocere ulteriormente. È una piaga, perché dal punto di vista delle normative siamo in qualche modo, starei per dire, quasi disarmati rispetto a questo fenomeno. Gli facciamo il DASPO, gli facciamo la segnalazione, se ne fregano, continuano tranquillamente e quindi dovremo verificare quali possono essere le azioni. Noi stiamo implementando anche il nostro sistema di telecamere, ne andremo a discutere in prefettura fra qualche giorno, però bisogna essere consapevoli che è una battaglia complicata. Io sono costretto a tenere una pattuglia fissa, per esempio, in piazza Amendola per scoraggiare questo fenomeno, distogliendola da altri compiti d'ufficio che pure potrebbero svolgere necessariamente. Ce la mettiamo tutta.